Beh, direi che se c'era necessità di una conferma della capacità organizzativa della Circa, della Treviso Marathon, unita a questo appunto anche continatura, l'abbiamo avuta tutta. Ieri una giornata decisamente ottima sul piano climatico, anche se abbastanza calda e afosa, oggi invece addirittura con la pioggia e con qualche difficoltà in più. Abbiamo visto come sempre un grande spettacolo sportivo, sia a livello maschile sia a livello femminile, e una grande capacità organizzativa. Una disciplina, quella del triathlon, perché la definisco una disciplina anche se ha tre discipline sportive al suo interno, che sempre più si sta affermando come una disciplina molto moderna che dà risposte a quelle che sono le richieste dei nostri tempi. Uno sport che tende all'estremo, però inserito nel contesto della natura. Due giorni molto impegnativi, di cui questo secondo un po' diciamo così rovinato dal maltempo, quindi doppia fatica per noi organizzatori, ma veramente belle gare, tecnicamente molto valide, sia quella di ieri che soprattutto quella di oggi, con grande Mattia De Paolo, devo dire, perché ha fatto una rimonta incredibile e ha rischiato di vincere questa gara. Diciamo che mi sembra di leggere tanta fatica sul volto degli atleti, ma anche tanta soddisfazione per aver finita la gara. Siamo qui ancora in corso di gara perché ci sono ancora atleti che la vogliono finire a tutti i costi, anche se i tempi si stanno veramente allungando. Questo vuol dire che comunque la passione è tanta, e se il percorso era duro, questi atleti l'hanno voluto fare comunque. Questa organizzazione ha mostrato cosa si può fare lavorando insieme. GP Triathlon e Circuit Ride insieme sono già passati ormai al terzo titolo italiano. Abbiamo cominciato a Povegliano per poi passare a Fara dal Pago con l'Olimpico Elite e adesso con il Cross Triathlon. Credo che solo così potremo andare avanti nel mondo del triathlon, con sinergia fra le associazioni, sinergia con gli enti pubblici e tanta tanta voglia di lavorare insieme, perché comunque è sempre molto duro mettere in piedi un'organizzazione di questo tipo. Ieri molto bene, una bella giornata di sole caldo, gli atleti sono divertiti ed è stato un successo, abbiamo avuto i complimenti a tutti gli atleti. Oggi la stessa cosa, io ero un po' nel bosco così a seguire l'ultima persona in mountain bike per sapere dov'è, perché si sa sempre dov'è il primo, ma l'ultimo non si sa mai dov'è, quindi ho tenuto sotto controllo la gara, e quando sono venuto all'arrivo il patron del marchio di Natura mi ha detto che è stato un successo, siamo stati bravi, è stata organizzata bene, non siamo stati baciati dalla fortuna perché ha piovuto, però fa parte del gioco, e in mountain bike gli atleti non hanno sofferto più di tanto, visto che adesso sono qui che bevono e mangiano tutti contenti. Dietro c'è un lavoro di 9 mesi e dopo la gara tutti gli atleti sono arrivati all'arrivo e sono resi conto che non era proprio così impossibile, anzi è stato semplificato e i risultati si vedono, è stata una bellissima manifestazione e gli stranieri si sono divertiti. Prossimo anno a Rivine probabilmente ci sarà un bel parterre di partenti.